Possiamo dare inizio alle presentazioni dei relatori. Inizierà il professor John Cox, medico psichiatra, professore emerito presso la King University ed ex presidente e decano del Royal College of Psychiatrists. John Cox è stato eletto segretario generale dell'Associazione Mondiale di Psichiatria nel 2002 per un periodo di 6 anni, durante il quale il segretariato si è trasferito da New York a Ginevra. Nel 1986 è stato insignito della medaglia Massey per le sue ricerche pionieristiche e il lavoro clinico sulla psichiatria perinatale svolto in Uganda, Scozia, Staffordshire, e attualmente ricopre importanti ruoli all'interno dell'Associazione Mondiale di Psichiatria, del Royal College degli Psichiatri, del Royal College degli Ostetrici e Ginecologi e del College of Medicine in Sudafrica. Conserva tuttora un interesse attivo nella psichiatria perinatale e culturale e più recentemente nell'etica delle frontiere della religione e della salute mentale. John Cox, con le sue ricerche e il suo impegno accademico, ha sollecitato una svolta epocale nel campo della psichiatria perinatale, grazie anche alla costruzione con Holden Sagorsky nel 1987 dell'Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS. Grazie all'EPDS, numerosi ricercatori e professionisti di area perinatale di tutto il mondo hanno potuto condividere conoscenze, competenze e progetti. Se oggi parliamo, offriamo speranze e curiamo efficacemente le donne che soffrono emotivamente in epoca perinatale, è anche grazie all'impegno e alle scoperte scientifiche di John Cox. Dopo oltre 30 anni dalla sua pubblicazione sul British Journal of Psychiatrists, John Cox farà un punto della situazione con la lezione magistrale dal titolo Caratteristiche dello strumento e utilizzi impropri dell'Edinburgh Postnatal Depression Scale, l'imperativo transculturale. Per tutti noi è un onore ospitare e presentare John Cox. Grazie per questo invito alla sezione italiana della Società Mercè e sono veramente felice di essere qui e so che probabilmente voi capite molto bene l'italiano, l'inglese e quindi non ci sarà bisogno della traduzione e io di italiano non so molto, l'unica cosa che so è un qualche sonetto di Michelangelo, qualche poesia di Michelangelo. Ok. So,
Congratulations to the Marseille Society for arranging this meeting. I'm surrounded by some very distinguished colleagues and very experienced multi-professional professionals in this audience, and I'm very pleased to be addressing you. Okay. Faccio le congratulazioni alla società Mersè e sono felice di essere circondato da colleghi molto stimati e competenti e da un insieme multiprofessionali di professionisti con molte competenze. And it's a particular honor and pleasure for me to know that there are here representatives of the Ministry of Health and of the government in Italy. And that is a wonderful thing, not just for you in Italy, but for us in the United Kingdom as well. E sono molto felice. Si sente? No. Scusate un attimo. Ok, adesso si sente. Sono molto felice che ci siano anche i rappresentanti del Ministero della Salute qui, ed è una cosa molto importante non solo per voi italiani, ma anche per noi del Regno Unito. So to my title of my talk, and Pietro has asked me, urged me to talk to that title about recommendations for optimal use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale, which I am very glad to do. E adesso commenterò questo titolo come di nuovo se stesso. Adesso commenterò questo titolo come mi ha chiesto Pietro e sugli aspetti. It's a microphone problem. Allora, sugli aspetti concernenti il corretto uso della scala di Edinburgh sulla depressione postpartum. It interests me that there is so much interest in this 10-item self-report scale, not just in Italy, but around the world. The explanation for that is a really fascinating question to answer by a historian or maybe by some PhD student who is sitting here. Mi interessa molto il motivo per cui questa scala di 10 item sia così popolare in Italia e nel mondo, ed è una domanda a cui sono molto felice di rispondere e a cui uno storico potrebbe ben rispondere. So the outline of my talk, Pietro, and I think I had 30 minutes, is that correct? So you would like me to finish at 20 past 10, is that correct? Yes. Okay, thank you. I have a clock. The outline of my talk, I want to describe to you what in English I call key influences, important influences on me and on those working with me in this field, and especially leading to the Edinburgh Scale. Voglio parlarvi delle linee principali del mio discorso, che sono quelle che proprio interessano particolarmente a me rispetto a questa scala di misura. That will include an outline of its origins, how it began. Parlerò quindi delle origini di questo strumento di misurazione. I will remind you of the 10 items in the scale. Not necessary, maybe. Menzionando i 10 item della scala, anche se forse non sarà necessario. And then the 10 recommendations for optimal use at the present time. E le 10 raccomandazioni per un uso ottimale in epoca corrente. And then we will conclude. E poi si concluderà la presentazione. So, my next slide, can you push me on? You could say key influences. Just very briefly, these are a number of names. But I want to make reference to Bryce Pitt, a seminal paper in 1968.
Ecco qui le influenze chiave alla costruzione di questo strumento. Voglio menzionare il seminal paper di Bryce Peak del 68. Do you know what the frequency of new onset depressions were in 6 weeks postpartum? It was 10.8%, 10.8% for 50 years ago. Quindi sapete la frequenza della depressione postpartum nel primo periodo? It was a psychiatrist who later became a psychogeriatrician. Interesting, he moved from mothers and babies to the end of life, end issues. Ok, 50 anni fa la frequenza della depressione postpartum era del 10%, e secondo Bryce Peak, che era uno psichiatra. And he developed a self-report scale that measured changes in the levels of depression before birth and afterwards. He was a pioneer. I want you and my colleagues, and I want to remind myself that was a very, very important publication. Quindi in questa pubblicazione mostra uno strumento molto importante per valutare il cambiamento dei livelli di depressione prima e dopo il parto. Because of time, I will hasten quickly through the others. Desmond Pond, professor of psychiatry in London, who could play the piano. I thought psychiatry was a good discipline to train. Okay, I think you've got. Are you hearing my English? Okay. Yeah. Give me. Shall we have translation? Yeah. 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 Should I put Desmond Pond, professor of psychiatry, sì. Could play the piano. Yeah. Okay. Il professor Desmond Pond insegnava psichiatria e sapeva suonare il pianoforte. He established a family unit in London in the 1965. Nel 1965 stabilì un'unità di supporto familiare. Eunice Sendigari, health visitor, culture broker when I worked in Uganda. My first contact with community nursing, tremendously important. John Orley, you will see his name there, epidemiologist and anthropologist. We really need good medical anthropology in this field if it is to move forward. And John Orley was one of those people. Chani Kumar, you will know. Ian Brockington, you will know. James Hamilton, George Winnicott. These were the people that started the Marseille Society, got the meeting in Manchester. I was at that meeting, so I claimed to be there myself. And they were important influences for me, as was Bob Kendall in Edinburgh for his work on purposeful psychosis and other things. Ralph McGuire, clinical psychologist. Many of you are clinical psychologists, and congratulations on the book, by the way. It's a wonderful book. I was assisted by clinical psychologists who were good on psychometrics, and Ralph McGuire was one. And then finally, of course, the Edinburgh scale really could not have happened without Jenny Holden, right? Health visitor and psychologist, a really important collaborator who wrote well and initiated the counseling study. It was a team. Okay, e quindi sta menzionando le persone che hanno fondato la società Mercè. Sottolinea specialmente John Orley, che era sia epidemiologo che antropologo, e ritiene che l'aspetto antropologico sia molto importante in questo campo, e parla di Ralph McGuire, degli aspetti psicometrici, del contributo degli aspetti psicometrici, e poi John Holden, che è psicologa, come molti di voi. And greetings from my wife Karin, who cannot be here because of mobility problems, but she has been, of course, tremendously helpful over all these years. She sends her greetings. We are delighted that our daughter Dr. Anne Marie Cox, is here to take part in the meeting and make sure I can get from A to B. Ok, saluti da mia moglie che non è potuta venire. Qua c'è mia figlia Henry, sono onorato che sia qui. We're celebrating 30-year anniversary, are we not? 30 years since the publication of the EPDS. Cause for celebration, it was thought about for 10 years before that.
but also 30 years since the development of what was the first day hospital in the UK, the parent and baby day unit in the Potteries, Stoke-on-Trent. Indeed, it was pioneer and has now been rediscovered. It works for 7 days a week, and back home people are now saying, maybe day hospitals are the way forward. Maybe they are saying that because mother and baby units are established and being established throughout England, throughout the United Kingdom. So having got the mother and baby units established, day hospitals now come into their own, and we have to work out what is the best, what is the optimal place. The day hospital in Stoke-on-Trent was important for the training of the trainers of the health visitors and for working out how the Edinburgh scale could be used in the community. Ok, questo qui è il 30° anniversario sia dalla costruzione dello strumento EPDS e anche dalla fondazione della prima unità del bambino e anche del primo day hospital, che sono entrambi i servizi che si sono I am by background a social psychiatrist. I believe the way for psychiatry is biopsychosocial. I come from the social psychiatry tradition, and so cultural aspects, which I was sensitive to when I worked in Uganda, remain very important to this people. Io ho una formazione in psichiatria e il mio modello di riferimento è biopsicosociale. In questo modello gli aspetti etnici e culturali hanno molto peso e vorrei sottolinearlo oggi. I think the references there you can see. Anita, who follows me, is giving you an overview of perinatal mental health, so I will pass quickly over that slide to the next one, please. With the recommendation for use of the EPDS, we are into a debate about screening in the community. Next slide. È molto importante lo screening nella comunità rispetto all'uso di questo strumento, l'EPDS. Blue sky, some of the origins of the Edinburgh scale, thinking laterally, blue sky research as we say, so don't be afraid of those research initiatives that you have, go for them. The need for a screening scale that was validated for use with postpartum women was self-evident from clinical work. Non abbiate paura, le origini di questo strumento sono basate sulla ricerca Blue Sky, che è una ricerca esplorativa senza un obiettivo prestabilito. E non abbiate paura di questo tipo di ricerca, perché ce n'è bisogno ed è stata molto utile in questo caso. E adesso si sentiva, quando è stato costruito questo strumento, la necessità di uno strumento del genere, che valutasse queste dimensioni. Just before describing the recommendations, just to remind you quickly of the 10 items, and when you see them on the screen, think how culturally sensitive they are, and look again at the Italian translation. Wonder how it can be translated into Punjabi, for example. Prima di introdurre le linee guida per un corretto uso dello strumento, vi presenterò gli item. Quando li leggerete, prestate particolare attenzione a che peso ha l'aspetto culturale di questi item, ad esempio quando verranno tradotti in Punjabi. I think I would assume you know the EPDS, those are the items, being able to laugh and see the funny side of things, and anhedonia, looking forward to things, looking forward with enjoyment to things. In some societies, some languages, that is a strange sort of context, pleasurable anticipation. Doesn't translate readily into some languages. Self-blame, I blamed myself, a sense of guilt. There's a lot of written about guilt culture when people don't talk about guilt. And there were differences between Scottish women and the African women about how they expressed self-blame. And there are certainly some countries and some cultures where the EPDS is not an appropriate instrument at all. It cannot be translated into Punjabi, for example, either.
In questi primi item possiamo notare come ci siano aspetti relativi all'anticipazione del piacere e aspetti relativi alla colpa. Tenete ben presente che questi concetti sono molto radicati culturalmente e ed è più complicato applicare in un'altra lingua come il Punjabi e concetti del genere che non sono facilmente traducibili. Things have been getting on top of me. I don't know how you translate that into Italian, but I'm sure it was a very good translation. But it is a difficult concept across the world. L'item numero 6, io lo tradurrei con sono sovrastato dagli eventi, mi sento sovrastato dagli eventi e non so come lo traduce, non so come lo traduce te. La 6, mi sono sentita sopraffatta dalle cose che accadevano. Ok, e lui dice, immagino che abbiate una buona traduzione per quell'item. So, you can see, you can imagine the problems that arise when the EPDS is widely used across different languages, different cultures, where people are not necessarily used to pencil and paper tests, and where optimally it has to be administered by another health worker. It is in a relationship that this EPDS is filled in. It's important. Just get the gist. The gist. Translate that a little bit. Okay. Quindi pensate quanto gli aspetti culturali in questo strumento siano importanti, pensando al fatto che questo strumento che verrà tradotto, è tradotto in varie lingue in tutto il mondo e in molte culture, è usato anche in culture dove magari non sono abituate le persone a usare strumenti carta matita e questo test è usato all'interno di una relazione con un professionista della cura. Pensate quanti aspetti culturali ci sono in gioco. Okay. So because of problems of language, cut-off points, need for validation studies, we put together the 10 recommendations for optimal use, which are in Italian. So I need to say nothing, but I will show you the slides and hope you will read them. These are next slide. So you can that's in Italian, so I think quindi dati questi aspetti culturali molto, molto importanti, pensate a quanto sia importante validare in ogni lingua lo strumento in modo da aggiustare i cut-off proprio a seconda della lingua e della cultura. These recommendations are really a sort of supplement to the manual. By the way, there's no conflict of interest. I don't get any money from the use of the EPDS. Occasional bits from royalties for books, but that's not very much. So there's no personal interest in the use of the Edinburgh scale from a financial point of view. Maybe just to make that clear is important. Vorrei chiarire il fatto che non ho nessun conflitto di interessi nell'usare questo strumento di misura, EPDS, e quindi non ho nessun vantaggio economico. Vorrei chiarire prima di tutto questa cosa con voi. You can see from those two items how important a good validation study is and how important it is to establish good enough psychometric properties, sensitivity, specificity, positive predictive values. You do see papers published where there's a cut-off score of 5 or 6, for example, instead of, well, maybe 10 plus or 12, between 12 and 13, maybe optimum, depending on what question you are answering. If you're getting subjects for a research group, for a research study where you want to pick out women who are depressed, maybe 13 plus. If you're wanting to screen in the community, maybe 10. It scores from 0 to 30, as you know, and getting agreement about what the cutoff point is important. Paolo Benuti is here in the audience here. She's done some wonderful work here in Italian. Pensate a quanto è importante il lavoro di validazione, di tutti i tipi di validazione, sia predittiva, di costrutto, e proprio anche per stabilire cut-off ottimali, sia per la lingua, la cultura specifica, ma anche per il contesto, perché un cut-off per uno screening della popolazione è diverso, è più basso, per un cut-off per rilevare una depressione clinica in un campione clinico.
This is important, item three. Yeah. You know, and I know, that the EPDS is not a diagnostic of mental disorder. A high score gives an indication that somebody may have a mental health problem, depression or anxiety, but it is not, you cannot take a score and say, this mother or this father has clinical depression. But one sometimes sees that, so forgive me for emphasizing that point to you, which you know. Ok, quindi scusatemi se enfatizzo questo punto, ma ci tengo proprio a sottolineare che non è uno strumento diagnostico che quando presenta un punteggio elevato sancisce che una persona è depressa, dà un'indicazione, però spesso viene invece preso come diagnosi solo il punteggio elevato nel test, per questo lo voglio sottolineare. It should ideally be followed by a clinical interview, a personal interview. By the nurse, by the psychologist, by the psychiatrist, to establish the levels and type of mental disorder that mother or father may be experiencing. They might have PTSD, they might have an anxiety disorder. And of course, yes, sorry, can you continue to do that? Yes. Quindi è molto importante che la somministrazione dello strumento sia seguita da un colloquio clinico in cui possono essere indagate approfonditamente i tipi di psicopatologia presenti, che possono variare sì da una depressione a un disturbo post-traumatico da stress, a un disturbo d'ansia. The EPDS, as you know, my friends, has been translated into over 60 languages. 60 languages, it's extraordinary. And so the point there is very important that we need to make sure, and those who translate it and use it need to make sure of those issues described by Flaherty very well, of semantic, content, criterion validity, using good back translations and so on. It's crucially important, I think you will agree with me, for its optimum use, emphasizing something very important. Quindi penso che siate d'accordo con me che dato che lo strumento è stato tradotto in 60 lingue è importante che ci sia una validità di facciata semantica, concettuale e tecnica e che ci siano stati processi di traduzione e anche traduzione inversa per proprio verificare la validità della traduzione. Next one. You may need to emphasize to your students possibly that the EPDS is not a checklist of symptoms of depression. It does not include somatic symptoms, for example, and it has nothing about the mother-baby relationship, and that was deliberate when we established it. Quindi chiarite molto, molto bene ai vostri studenti che questo strumento non è una checklist di sintomi e sono stati omessi sintomi somatici e sintomi relativi alla relazione madre-bambino. Di proposito sono stati omessi quando abbiamo costruito lo strumento. It came out of clinical work. It was developed by clinicians to detect moderate and severe depressive disorders in the community. And that was where it came from. We were trying to help identify parents with mental disorder, both before and after birth. Questo strumento è venuto fuori dal lavoro di clinici che lavoravano sul campo e aveva lo scopo di identificare la presenza di depressioni lievi e moderate nella popolazione normale. So of course we recommend and you would recommend when we are using it in the community there needs to be access for the mothers or the fathers to a mental health professional to provide input and help. È molto importante che alla comunità a cui somministriamo questo test sia disponibile l'accesso a professionisti della salute mentale che possono dare loro indicazioni in caso di esito positivo. The next slide. And access to, for example, listening visits by the community nurse or CBT if that is available, and access also in some instances to clinical psychiatry for severe mental disorder. Quindi che siano è importante che siano disponibili visite
visite domiciliari da parte dell'infermiera locale, o sia disponibile terapia cognitivo comportamentale o la disponibilità di uno psichiatra. The point number nine. Yeah, there are two really important recommendations that you guys would know as well as me. Firstly, you have to be aware, we need to be aware of false negatives. Those with severe mental disorder who score zero or one or two or three. And then we use our clinical skills. So false negatives are a very, very important issue in any form of screening program. Secondly, and I must say, and this is my concluding note, I'm happy for it, it does not screen for bipolar disorder. Some depressed women may be in the depressed pole of bipolar depression, but it is not a screening test for those at risk of bipolar depression. And some community workers see that it thinks it works like that. È molto importante nell'uso dello strumento l'identificazione dei falsi negativi. Ci sono persone che soffrono di una psicopatologia e che possono avere punteggi di 0, 1, 2 o 3, punteggi molto bassi, ed è importante che il clinico usi le sue competenze per indagare meglio questi aspetti e casomai rilevare la presenza di psicopatologie. In più si sottolinea che non viene rilevato il disturbo bipolare e soprattutto persone a rischio di disturbo bipolare. Please note the reference at the bottom of the 10th item. This was published in Archives of Women's Mental Health, and the editor of the journal is here. So if you've not followed all that I've been saying in English, or it's not come through in Italian, it is there for you to read in a recent issue of the Archives. So to my conclusion, friends, my time is up. I can see that. Final slide, please. What I've tried to do is explain to you the importance of the question I was asked to answer in my talk, which is to discuss the recommendations for optimal use of the Edinburgh Scale. I could not do that without telling you a little bit where I come from, where the scale came from, and to emphasize its socio-cultural context. Lo scopo di questa presentazione era discutere con voi le raccomandazioni per l'uso di questa scala di misura. E non avrei potuto farlo senza citare le origini storiche dello strumento e il mio background culturale. It is indeed a strange paradox that a social transcultural psychiatrist like myself should have developed a 10-item self-report scale on one side of A4 that gives you a score, converts a mood into a number. And that is a paradox that I live with, but I hope I've explained to you how that has come about. Per uno psichiatra con una formazione, uno psichiatra sociale transculturale come me, è una cosa molto strana lavorare a uno strumento di misura della depressione postpartum di 10 item. Però spero di avervi fornito l'idea con questa presentazione di come mai mi sia trovato a fare questa cosa e dell'importanza di questo lavoro. And I think, as you will see and as you will know, perinatal psychiatry, perinatal mental health is really, it's a relationship based biopsychosocial approach, and I believe that to be fundamental to the discipline. I actually believe it is fundamental to the rest of psychiatry and to the whole of medicine. The idea that psychiatrists deal with the brain and other people deal with the mind, that's not the future for us. I think we have to share those overlapping boundaries. And perinatal psychiatry, we cannot work in this field without awareness of the relationships involved and the long-term consequences of mental disorder at this time. And it is my hope that the Edinburgh Scale
will contribute to that, does contribute, and in future it'll be on apps, it'll be on the internet, the technology will develop in a way I don't fully understand. So we cannot look precisely to the future. But thank you very much for your attention to me now. My time is up and I must conclude. Thank you. Traduco l'intervento conclusivo. Nel mondo della salute perinatale è molto importante adottare un modello biopsicosociale che tenga basato sulla relazione. E sono contro l'idea che ci debbano essere campi separati in generale nella salute mentale, in cui le persone si occupano del cervello e alcune persone professionisti si occupano della relazione, perché è un sistema integrato e questi aspetti vanno considerati in modo integrato. E questo strumento, la scala di Edinburgh, spero che nel futuro sia disponibile su internet e nella maggioranza di lingue possibili, in modo che sia disponibile a tutti. Io internet non lo comprendo fino in fondo e ha uno sviluppo imprevedibile e quindi non possiamo sapere cosa accadrà in futuro, però speriamo per il meglio. And can I thank you, ask you to thank everybody. Bene, ringraziamo il professor Cox per questa interessantissima relazione dove ci ha mostrato come sia importante lavorare in team e come le origini e la storia di uno strumento come questo ci possono aiutare a capire come utilizzarlo nella nostra pratica clinica quotidiana e utilizzarlo al meglio con le sue potenzialità ma anche con i suoi limiti.